Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. Ciao, ciao Antonio, buonasera, ben trovato e buonasera a tutti. Sigla! Ciao Antonio, ben arrivato. Come grazie. Stai? Bene, bene, tutto bene. Tutto bene? Sì. Allora, finalmente ho quasi completato il giro dei sindaci. Sono stato uno degli ultimi. Stato uno degli ultimi perché lasciato alla fine. No, non è vero. È che è stato più difficile perché dopo che questo hai fatto un'estate molto mediatica, ho detto aspetto un po' e poi l'ho intervisto. Anche grazie alla tua detta stampa che veramente è stata gentilissima e mi ha dato l'opportunità, grande Paola, mi ha dato l'opportunità di averti come ospite. Francavilla, questa città che, a parte che io ho abitato a Francavilla 2 anni, tu non lo sai ma te lo dico, questa città che è veramente in trasformazione ed è sempre più bella, è il tuo secondo mandato. Sì, beh, io intanto il motivo per il quale mi sono candidato per la prima volta a 42 anni è che avevo il primo figlio che ne aveva 13. E quindi ho considerato questo, ho fatto una promessa a lui, ho fatto una promessa pubblica. Francavilla era scesa veramente giù, era nel degrado, era una comunità che si era assopita. E quindi promisi a mio figlio, guarda, io ho 5 anni di tempo, per la prima volta mi candido, vediamo se in questi 5 anni, quando tu farai 18 anni, diventerai maggiorenne, cittadino del mondo, vediamo se riuscirò a farti trovare una Francavilla diversa. E quindi là mi sono rimboccato le maniche e sono sceso così sul campo per vedere cosa succedeva. E questa missione porto avanti. È difficile? No, io devo dire che non è difficile. Bisogna avere una sola priorità, una sola preoccupazione, una sola attenzione che è quella. Assorbe tutto. A me avanza sempre molto tempo. Quando lo dico la gente sorride perché sa che sto 12 ore al giorno in comune, faccio l'avvocato perché sono un libero professionista, continuo a farlo, e quindi quando dico mi avanza tempo mi dicono ma non è possibile. Allora spiego qual è il concetto del tempo. Nella vita ognuno di noi ha una priorità. Se tu consideri la famiglia al primo posto, il tennis al secondo, magari che ne so, un amante al terzo, la macchina al quarto e al quinto posto ci metti la cosa pubblica, ecco, vedi che ti manca il tempo.
Se però tu hai la cosa pubblica come primo, al primo posto, avanti a ogni altra cosa, ovviamente devi essere appoggiato dalla famiglia, dagli amici, ci vuole una collaborazione che va oltre te stesso, però se fai questo ti avanza tempo per la cosa pubblica. Senti, fare i primi 4 anni e poi essere rieletto credo che sia... 5. 5. E poi essere rieletto credo che sia un'emozione forte, perché vuol dire che comunque hai vinto. Sì, la prima volta sono state due emozioni diverse l'una dall'altra. La prima volta è una scommessa, la quando tu eleggi qualcuno, sì, diciamo che dal punto di vista... La conferma è più bello. La conferma è un qualcosa di particolare, perché tu ti approcci alla città, la prima volta prometti, non ti conoscono e quindi tenti di far capire alle persone che ti impegnerai al massimo. La seconda volta hai lavorato 5 anni, cioè il frutto del tuo lavoro, visibile o meno, e quindi devi raccontare alle persone, devi saper raccontare quello che hai fatto e perché non hai fatto tutto e perché vuoi continuare a lavorare per la città. E io questo racconto l'ho fatto percepire dalle persone. Qualcuno mi diceva: guarda Antonio, io sento un'aria un pochino, no? Un pochino, non so se ce la facciamo al primo turno, non lo so. Io poi mi mettevo per la strada, salutavo le persone, guardavo negli occhi. È una tua caratteristica questa. Sì, molto. Guardavo negli occhi le persone e ricevevo sorrisi, affetto, simpatia. E quindi mi sentivo sereno. È molto gratificante questo. Sì, molto. Per un lavoro che ritengo che sia molto difficile, perché... Per ogni qualsiasi cosa il sindaco è sempre il riferimento, nel bene e nel male. Quindi capita una qualsiasi... il sindaco, ho capito, il sindaco è l'ufficio di collocamento, esatto. Il sindaco è quello che ha le case a disposizione, anche se tutto questo non è vero, però voglio dire, nell'immaginario collettivo il sindaco è quello che ti aggiusta persino il rubinetto di casa, è quello che interviene la notte in prima persona quando c'è un'emergenza. Il sindaco è la persona alla quale il cittadino che vuole trovare sempre. Ho ricevuto persino telefonate alle 4 del mattino, perché il mio cellulare, devi sapere che dal 2011 il mio numero di cellulare è sul sito del comune, ho un solo telefono e uso quello e sta sempre acceso H24 da 6 anni. Quindi io che sono passato dal tuo detto stampa sono una persona, io sono l'unico che non l'hai chiamato direttamente. Avresti potuto prendere il mio numero di cellulare sul sito, chiamarmi e ti avrei risposto tranquillamente come rispondo a tutti. Beh, quindi... molto bello questo, perché io credo che il sindaco, la prima missione è quella, può essere il servizio dei cittadini. Chiaramente con tutte le, non è che uno è al servizio dei cittadini 24 ore 24, però è molto bello, anche perché ho tanti amici a Francavilla e devo dire che il tuo consenso è sempre stato molto alto, soprattutto sei proprio un cittadino, cioè sei il sindaco in mezzo alla gente. Questa è una tua caratteristica che piace molto, anche perché Francavilla, devo dirti che io che non sono abruzzese ma che la vedo crescere, la vedo soprattutto tante persone che da Pescara gravitano su Francavilla. Ad esempio in estate fai questa bellissima, e già è tanto tempo, chiami questi personaggi importanti a cantare, si riempiono le piazze, ho visto Francavilla, Dremeta da Pescara a Francavilla. Il segreto... Ci ho messo un'ora con la macchina. Il segreto è sempre lo stesso, è aver avuto la capacità di risvegliare una comunità. Da soli non si fa nulla, un comune non può prendere soldi, certo, e organizzare manifestazioni, sarebbero fine a se stesse. Invece quello che abbiamo fatto di importante è che abbiamo risvegliato veramente i nostri cittadini e il nostro territorio e abbiamo creato un effetto che io definisco l'effetto volano. Ti faccio un esempio che può essere banale ma ti aiuta a capire che cosa intendo. C'è un'organizzazione che si chiama Blue Bar, che è un'organizzazione che organizza un festival di musica. Bene, il comune ha mantenuto invariato il contributo che dà questa associazione dal 2011 al 2017, l'ultima estate, con una differenza che nel 2011 si proponeva un cartellone che era poco più diciamo costoso del contributo comunale. Quest'anno, a fronte di un contributo di 30.000 euro di soldi pubblici, loro hanno sviluppato un cartellone di 250.000 euro, facendo venire Massimo Ranieri, facendo venire tanti big della musica italiana.
Questo come si è sviluppato e come si è verificato? L'effetto volano del quale ti parlavo. E quando il pubblico c'è, ti fa sentire la sua presenza, ti invoglia, anche le associazioni, chi sta sul territorio si sviluppa la propria vita e in questo siamo stati bravi. Sei soddisfatto? Molto, molto, è un'attività intensa quella di fare il sindaco, mi ha assorbito completamente, mi ha fatto perdere un po' di capelli, me li ha fatti diventare un po' più bianchi. Per quello un po' l'età, insomma, avanza, sì, un po' per anche, tutti. Anche. Pensa che l'età la definisco l'unica cosa veramente democratica, sì. Perché quella è proprio uguale per tutti. È uguale per tutti, è vero, è vero. E quindi è un'attività che veramente ti assorbe oltre ogni immaginazione. Però certo, se uno mi chiedesse, ma rifaresti tutto da capo? Ma sì, ma assolutamente sì, perché non esiste un qualcosa che ti dia queste emozioni, queste sensazioni ogni giorno, e quindi è talmente intensa che diventa quasi una droga, no? Vuoi fare sempre di più, fare sempre meglio e non ti stanchi mai di lavorare per gli altri. Senti, una delle tue caratteristiche è che quando dici una cosa la mantieni. Così dicono. Palazzo della Sirena, un accello fammelo fare, perché è stata una cosa veramente che è andata su tutti i giornali e su tutte le televisioni. Avevi detto trasformo questa piazza mantenendo, perché poi lì c'è stata anche secondo me della malinformazione sul fatto che cadeva tutto il palazzo, sì. Un palazzo storico. Invece è stata, secondo me, anzi dovresti ringraziare Sgarbi che ti ha fatto tutta questa pubblicità, perché la piazza a mio avviso verrà meravigliosa, sì. E comunque mantiene lo stesso il simbolo, diciamo, della città, se possiamo chiamarlo così. Sì. Sei andato avanti per la tua strada, non hai voluto sentire ragioni. Sì, ho dovuto mettere in piedi un'operazione molto particolare che è stata molto molto sofferta. Ora a raccontarla mi viene quasi da sorridere, ma sono stati momenti veramente intensi, tragici, forse i momenti più intensi da quando faccio il sindaco, perché ricevere una PEC da parte della soprintendenza che quando tutto è pronto ti dice, sindaco, fermati, per cortesia istituzionale ti devi fermare. Quel giorno ho scritto una lettera molto sentita al soprintendente, ho mandato avanti i lavori, sono andato avanti con la demolizione, mi sembrava che veramente il mondo potesse cadermi addosso, però sono sempre stato convinto che stavo facendo la cosa giusta, questa è la cosa importante, perché l'avevo studiata, l'avevo metabolizzata, sono stato 6 anni a ragionare su questa operazione e quindi ero convinto che questa operazione sarebbe riuscita bene. Oggi i cittadini mi danno atto di questo, devo dire che molti cittadini sono stati vicini. Ti hanno difeso però, sì, io molto, ti hanno difeso, molto. Mi ricordo quando anche molto. Venivano le telecamere, che i cittadini ti difendevano. La soddisfazione è che anche quei pochi scettici che c'erano allora, alcuni di quei pochi scettici oggi stanno cambiando idea e mi stanno dando atto che l'operazione andava fatta, perché abbiamo inaugurato la torre, abbiamo già fatto le prime manifestazioni teatrali, musicali, e noi Francavilla non avevamo un punto di aggregazione vivo come oggi il Palazzo Sirena attuale, che poi è stato anche dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali un edificio di elevato valore architettonico. Quindi oggi la città sta iniziando ad apprezzare anche l'architettura della torre, che fino a prima dell'abbattimento sinceramente è stata odiata. E quella torre, ho spiegato anche lì ai cittadini, che era odiata non per la sua forma, certo. Era odiata perché ha segnato la fine di un'epoca, l'epoca nella quale il Palazzo Sirena originario aveva funzionato, era stato il centro della nostra vita cittadina. Senti, questo format prevede che a metà abbiamo un cantante, un giovane cantante che ha fatto anche un disco e che questa sera ti dedica Non vedo l'ora di sentirlo, assolutamente. Andrea. Buonasera. Buonasera, Sindaco. Che cosa ci canti questa sera? Oggi ho scelto un brano di Frank Sinatra, a proposito di città, New York, New York. Grazie. Stars printed the new, I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York.
this vagabond shoe are longing to say and step around the out of here, New York, New York. I wanna make up in the city that does asleep to five. I'm king on the E, top of the E. My little town blues are made in a way. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In the city that doesn't sleep, don't fight, I'm king on the hill, hit all the leaves, the cream on the crop, on the top of the hill, my little town blue. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Riprendiamo la seconda parte di Riconosciamoli dopo la pubblicità e dopo ormai il famoso Andrea Del Rosso, che sta diventando un cantante sempre più bravo.
ti dovrai far riconoscere qualche provvigione, perché se diventa esatto. Dopo, se spicca il volo. Ormai sono uno dei suoi scopritori dopo il grande Leo Sfamurri che l'ha scoperto, io sono il secondo. Sindaco, sposato. Sì. Quanto sposato. È importante la famiglia nella tua missione? Perché per me fare sindaco è una missione. È importantissima, perché ovviamente non si può mantenere unita una famiglia essendo sempre, quasi sempre assente, perché come ho detto prima al primo posto c'è sempre la cosa pubblica, e quindi se non c'hai una moglie, ma soprattutto dei figli che ti comprendono, che ti capiscono e apprezzano quello che fai, è difficile. Andranno molto orgogliosi i tuoi figli di te. Mio figlio mi ha scritto delle cose anche pubblicamente su Facebook che mi hanno, ti confesso, mi hanno fatto uscire più di una lacrima per quanto erano belle e per l'orgoglio che lui ha espresso. Oggi è un uomo di 19 anni, ma ha già una maturità notevole, studia giurisprudenza perché vuole seguire le mie orme. È andato a studiare a Milano, ma ci sentiamo molto vicini e molto legati. Stessa cosa la piccola Alice, che fa la terza media e che in qualche occasione, sai, c'è stato il momento in cui ho detto: papà, che ne dite se papà, insomma, finisce di fare il sindaco, in occasione quando mi dovevo ricandidare, no? Ho fatto un piccolo sondaggio e mi sono reso conto che loro erano orgogliosi del risultato ottenuto, delle persone che insomma li invitano a parlare con me, a dire di fare meglio, di fare sempre di più, e quindi loro sentono sulla loro pelle questa cosa, e quindi si forma un blocco unico. Bene o male, quando un sindaco è vincente è perché anche uno staff è vincente. Beh, io ho sempre creduto, sono sempre stato fermamente convinto che il gioco si fa di squadra o non si fa. A differenza di molti solisti che vedo nel panorama politico, di tutti gli schieramenti, io sono sempre stato convinto, anche perché vengo da un mondo particolare che è il mondo del calcio. Prima, oltre ad essere avvocato, sono stato per un periodo il presidente del Francavilla Calcio, squadra che militava all'epoca in eccellenza, oggi milita in Serie D, ma quell'esperienza mi ha arricchito molto, mi ha fatto crescere e mi ha fatto capire che cosa vuol dire fare gioco di squadra. Quindi ho uno staff molto forte, molto solido, una squadra di consiglieri, di assessori che sanno, diciamo, ognuno ha il suo e tutti quanti remano dalla stessa parte. Non sempre nella politica è così, per me questa è una cosa fondamentale, l'arma vincente. Ma tu hai mai giocato a pallone? Ho giocato, ma ero scarsino però. Sì. Che tu hai il fisico da centrale difensivo. Bravo. Alto atle, cilindrazza, pochino di calcio, non capisco, poco. Bravo, però sai che cosa mi succedeva? Siccome giocavo in livelli bassi, non mi rassegnavo a questo e volevo per forza fare la mezzala. Ah. E quindi finivo per essere una mezzala scarsa piuttosto che un difensore centrale forte, vabbè, purtroppo. Comunque hai sempre fatto sport? Sempre, calcio principalmente, ma anche un po' di tennis, insomma tutto quello che mi è capitato, calcio a 5, ho fatto un po' di tutto. Senti, una delle caratteristiche di Francavilla è che è lunghissima. Sì. Tu inizi e non finisci. Sono esattamente, per dirla con precisione, sono 7 km di costa. Francavilla è una città che, come descriveva D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, si è allungata sul mare. Esatto. E quindi sono questi 7 km, questo ci rende diversi, particolari, perché noi ad esempio non abbiamo un solo centro di aggregazione, no? Se uno pensa a una città come Ortona, come Chieti, ma anche Pescara. Ma mi hai rubato la domanda. Sì. Stavo dicendo, è una nostra... 7 km è più 100. Tant'è vero che nel mio mandato, nelle mie linee di mandato, ho descritto la città come una città che ha tre centri di interesse, che sono appunto quello centrale, Piazza Sirena, il Foro, e poi quello all'Astero, al Lido Alcione, verso il nord. Perché è necessario, è così. Abbiamo poi una parte collinare molto importante, una parte dedicata all'agricoltura, che sono le nostre colline. Tu pensa che la prima attività numericamente a Francavilla è proprio quella agricola. Quindi, nonostante siamo un paese turistico di mare che attira molti turisti, abbiamo nell'entroterra dei prodotti eccellenti che la fanno da padrone nel nostro mercato. Quindi, non siamo una città assolutamente industriale, non siamo una città a vocazione commerciale, siamo una città che vive di piccolo commercio, di turismo e di agricoltura, e abbiamo trovato una buona dimensione in questo modo. Sì, perché
è proprio una città turistica Francavilla, proprio Francavilla al mare è proprio una città turistica. D'estate diventa veramente... Allora, intanto siamo in continua crescita demografica, ora sta succedendo a tutte le città della costa questo, però Francavilla storicamente lo è sempre stata, tant'è vero che abbiamo aumentato la nostra popolazione, le aumentiamo di anno in anno, per raggiungere quota 26.000, io ricordo siamo partiti da 4-5.000 il nucleo centrale di Francavilla, quindi siamo una città accogliente. Io ho notato una cosa, la dico sempre come vanto, io ho notato che chiunque passa da Francavilla e prova l'esperienza di vivere a Francavilla per qualche mese, poi purtroppo è come una droga, non se ne va più o la rimpiange, perché abbiamo una buona qualità della vita. Io devo dirti che però un paio d'anni della mia vita ho vissuto a Francavilla e devo dire che la rimpiango, perché è vero, sono stato molto molto bene, è proprio una città molto accogliente, sono d'accordo con quello che dici, proprio per esperienza personale. Devo dirti che quella passeggiata con la bicicletta penso che sia una delle cose più belle che hai fatto, perché sì, ne parlano tutti, è veramente... Ho visto gente arrivare, qualche non ce la faceva, arrivare con la macchina, tirare giù le biciclette e fare tutta la passeggiata, perché molti non ce la fanno a farlo. Anche su questo ti racconto un piccolo aneddoto per farti capire quanto è difficile poi fare il sindaco. Scusami, riqualificando tantissimo. Allora, io quella cosa l'ho sognata, l'ho immaginata, l'ho sognata veramente quasi di notte, no? Poi l'hanno progettata, ho visto che cosa sarebbe successo prima che ciò accadesse. Certo. A un certo punto, non dico chi, ovviamente per riservatezza, ma diciamo un operatore commerciale si opponeva a questa cosa. Veniva da me e mi diceva: sindaco, questa è una cosa sbagliata, non la devi fare. Io ero convinto delle mie idee anche in quel caso e quindi ho detto: no, guarda, non ti preoccupare, perché questa cosa arricchirà tantissimo la nostra città. Insomma, c'è stato questo scontro verbale più e più volte. L'ultima volta, quasi in lacrime, talmente era forte la tensione, non volevano che passasse questa benedetta pista ciclopedonale. Io ho detto: guarda, facciamo una scommessa. Questa cosa passerà, perché passerà e non si discute. Poi dopo io verrò, una volta completata, passerò da voi in estate e se voi conservate questo, diciamo, questo odio, odio è brutto, questa opinione rispetto a quest'opera, il caffè me lo pago io, altrimenti me lo offrirete voi un caffè. Ebbene, poi mi hanno offerto un caffè con il sorriso. Sì, perché io ritengo che tu hai dato alla città quello che mancava, sì, che era la passeggiata a mare, perché Francavilla sviluppava è tutto, diciamo, sulla nazionale, mentre tu hai dato, sì, quello che a Francavilla mancava. Il progetto si chiama proprio così, per tornare a guardare il mare, quindi è stato pensato proprio in questo modo. E non è ancora completo, perché ora manca il ponte sul fiume Alento che ci collega la parte nord alla parte sud, ci manca la riqualificazione, la stessa riqualificazione fatta a sud, e allora diventeremo veramente una... C'è questo progetto di fare proprio da Montesilvano, sì, a Francavilla anche... Tutta la costa adriatica, noi ce l'abbiamo, però va riqualificato il pezzo che io ho trovato già realizzato, che oggi va completamente riqualificato e ci, certo, sto lavorando già. Quindi spero che sarà un altro bel, no? Un obiettivo centrato prima di terminare il mandato. Se tutto quello che tocchi diventa oro, continua così, no, che così andiamo avanti. Purtroppo non è così, ci sono tanti problemi ancora irrisolti, in verità c'è tanto, tanto, tanto da fare. Il segreto è sempre quello, la quantità di lavoro e la qualità, bisogna stare lì a risolvere i problemi. Io dico sempre: i problemi uno alla volta si risolvono, se uno prova a risolvere 5 problemi insieme non ci riesce, i problemi uno alla volta si affrontano e si devono affrontare tutti. Tra l'altro anche con le gallerie che adesso sono perfettamente funzionanti, è proprio hai tolto del traffico dalla parte, questo, diciamo... questo sta diventando un pochino un problema, è una grande opportunità per il territorio, però è un pochino un problema. Oggi proprio sono stato a una riunione presso il comitato della sicurezza in prefettura, perché tu pensa che in quelle gallerie, in quell'asse viario, oggi passano di media 55.000 macchine al giorno. Questo numero si incrementa in alcuni periodi dell'anno, in alcuni giorni si incrementa ancora di più.
praticamente quell'asse viario è diventato un asse viario strategico per l'intera regione. Certo. E quindi io proprio oggi ho scritto questa cosa, bisogna iniziare a pensare a un raddoppio di quella viabilità, perché se i numeri continuano a crescere così è segno che non potrà essere più sufficiente una galleria a doppia corsia, ma occorrerà affiancarci un'altra galleria, quindi bisogna iniziare a pensare un pochino più in grande. Beh, credo che uno dei vantaggi del sindaco è quello di pensare avanti, perché sì, devi obbligatoriamente guardare. Beh, devo dirti che però le due gallerie hanno veramente allargato tantissimo, sì, la comodità, ma soprattutto le viabilità per tutti, perché sono veramente, devo dirti, veramente comode. Sì, vero. E poi hanno tra la pista ciclabile e le gallerie hai dato una qualità migliore di vita a Francavilla. Io ne sono fermamente convinto, perché ci vengo spesso e perché è più bella. È inutile, non trovo termini, è più bella. Io ho descritto Francavilla nella mia prima campagna elettorale come una donna bellissima, però truccata in maniera pessima. Cioè, nel corso degli anni Francavilla, i francavillesi hanno prestato sempre meno attenzione agli aspetti del decoro e al miglioramento della città. Un altro esempio che ti posso fare: in Piazza Sirena, in pieno centro, c'era un sottopasso che era pieno di graffiti e spesso non odorava, ma magari si può usare il termine, puzzava di qualcosa di sconveniente. E più nessun cittadino si lamentava di questo. Cioè, tutti quanti, io ero un normale cittadino che passavo sotto quel sottopasso e non mi veniva neanche più in mente di dire: ma chi è il sindaco? Chi è che deve provvedere a migliorare questa situazione? Certo. Perché ci si era assuefatti a quella situazione di degrado. Infatti nel primo anno, dove non avevo grandi mezzi economici, perché il comune che ho ereditato aveva tra l'altro 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio, tra le altre cose, quindi non avevo grossi mezzi. Cosa mi sono dedicato a fare? Mi sono dedicato alle piccole cose, ho preso gli operai, ho detto: ragazzi, iniziamo a riverniciare il sottopasso, opere semplici, quindi il parco giochi rinnovato, l'aiuola con i fiori dentro, cose semplicissime. Già da questo ho visto la reazione delle persone, che proprio è iniziata, le persone sono sbocciate veramente. Ma il particolare, sai, in tanti, il particolare è importante. Nel senso che basta poco, io a quei colleghi sindaci che poi dopo si lamentano della mancanza di... è chiaro, abbiamo attraversato e stiamo attraversando un momento di crisi economica senza precedenti. Però ciò non ci impedisce di comprare 5 euro di fiori e di metterli dentro un'aiuola. Da lì si vede la differenza. E voi pensate che veramente sia poco importante questo? No, invece questo è fondamentale per aumentare la qualità della vita delle persone. Perché se una persona può prendere un caffè e ammirare una bella pianta piuttosto che ammirare delle lattine buttate lì, beh, cambia la vita delle persone questo. È vero. Senti, che macchina hai? La 500, la famosa 500, famosa perché mi sono inventato questo tour dell'Abruzzo in 500, è iniziato così da una mia idea. L'Abruzzo, diciamo sempre che una scopri sempre cose meravigliose, l'Abruzzo, ma girando in macchina. Una cosa veramente fenomenale. Sono partito il 4 novembre, ogni sabato mattina parto con la mia 500 e vado in una tappa diversa. Ho girato già 35 circa comuni, ne sono 305, ma ho promesso che nella mia vita che li farò tutti. Il tour dell'Abruzzo. Sì, tutti. E anche qui un'esperienza fenomenale. Sabato, certo, sono stato a Ortona, ti racconto questo. Ortona è attaccata a Francavilla, ho mio fratello che vive a Ortona. Ortona la frequento tutti i giorni della mia vita. Sabato per la prima volta sono entrato dentro il castello aragonese, perché ci passo davanti 100 miliardi di volte e non mi era mai venuto in mente di andarla a vedere all'interno. Che è meraviglioso. È meraviglioso, trovo dei posti meravigliosi. E questo, qual è il bello di questo viaggio? È trasmettere alle persone una cosa: lo possono fare tutti, tutti, bastano 5 euro di benzina, una 500, certo, e lo potete fare tutti, ed è un viaggio fenomenale, certo, fantastico, fantastico. Pensi che una volta giravo per Milano, a conferma quello che dici, e mi disse un amico: ma tu hai mai provato a camminare guardando in aria? E ho visto una Milano che diversa, non avevo, diversa, bravo, che non avevo mai visto, guardando in alto, bravo, non camminando, guardando, noi tendenzialmente guardiamo sempre in basso, guardando in alto, e vedi, e ho visto dei terrazzi, delle volte, delle cose molto particolari che
in una città industriale quale era Milano non ti aspetta. Apprezzo molto questo esempio perché è proprio così, hai spiegato benissimo quella che è la mia sensazione. Io l'Abruzzo lo conosco ovviamente, però lo vado a vedere con occhi diversi e devo dire, le devo invitare tutti a vedere. Poi abbiamo Città Sant'Angelo, no? Che tu hai nominato Milano, sono stato qualche giorno fa a Milano per la mia professione di avvocato a fare una causa nel Tribunale di Milano. C'erano due avvocati milanesi, sai da cosa nasce cosa, dove sei, abruzzese. Appena ho detto che ero abruzzese mi hanno detto c'è Città Sant'Angelo e noi desideriamo di venire a Città Sant'Angelo perché è stata indicata nei dieci posti più belli al mondo dalla rivista Forbes. E quindi bene, bravo al sindaco di Città Sant'Angelo, bravo. E bravo anche al sindaco di Francavilla. Questo format dura mezz'ora, dovrebbe durare molto di più. Sono molto contento di averti avuto come ospite. Io anche sono molto, molto contento di essere venuto. Raramente in una trasmissione televisiva sono stato così a mio agio. Mi ha fatto piacere veramente stare con te a chiacchierare. Ti ringrazio. Ciao, grazie. Questa puntata di Riconosciamoli è terminata. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso qui amami. E io mai mi abituerò alla tua voce di tua e lì, contro la nostra volontà, adesso subito amami. Amami. Senza ragione né pietà, semplicemente così. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'Outlet del Pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it